dietro ogni accanimento è il demonio, per distruggere l'opera di Dio. E cosa si fa nel momento dell'accanimento? Quello che ha fatto Gesù, tacere. Anche, e questo è valido anche per, chiamiamoli così, i piccoli accanimenti quotidiani. Quando qualcuno di noi sente che c'è un chiacchiericcio lì contro di lui, silenzio, e subire e tollerare l'accanimento del chiacchiericcio. Davanti allo spirito di accanimento, avere il coraggio di tacere in silenzio davanti a Dio.